Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La Toscana lancia gli stati generali della cultura. Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 è il titolo del percorso partecipativo avviato per accrescere il ruolo e l'importanza della cultura nella vita della regione toscana. Vediamo. L'aver organizzato insieme al Consiglio regionale, a Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura, che è un po' la promotrice di quello che sono gli stati generali della cultura che teniamo al Teatro della Compagnia, è la volontà di dare il senso di protagonismo che nel programma di attività del Governo regionale vi è per la cultura. La cultura nella fase della ripresa, dopo il Covid, dopo che lo spettacolo dal vivo e in generale tutte le attività culturali hanno sentito più di altri settori quello che sono state le limitazioni, il distanziamento imposto dal Covid. Oggi vediamo come proprio gli eventi, l'organizzazione di spettacoli, l'organizzazione di mostre e iniziative culturali di rilievo sta rilanciando soprattutto la Toscana, perché la Toscana è la regione che con più del 20% dei beni culturali italiani vive di questo. Io ritengo che quindi vi siano tre aspetti che da questi stati generali vengono fuori: il riconoscimento dell'industria culturale anche nel tessuto economico e sociale della Toscana, e quindi un riconoscimento strutturale che ci porta a tutto tondo non solo al classico contributo all'iniziativa, ma invece un sostegno organico come avviene per le varie attività produttive, perché la cultura nelle sue varie declinazioni, dalla musica all'arte, allo spettacolo dal vivo, al teatro, al cinema, possa avere diciamo un ruolo da protagonista negli orientamenti dell'economia toscana. In secondo luogo, la valorizzazione della creatività come elemento forte per una formazione professionale, la creazione di scuole che danno ai giovani la possibilità di vedere la cultura come elemento su cui costruire il proprio percorso di vita e di lavoro. In terzo luogo, il sostegno con investimenti da parte della Regione agli ambienti della cultura, e quindi la costruzione e la manutenzione dei teatri, la valorizzazione di esperienze museali. Noi saremo protagonisti di Uffizi in Toscana. Siamo molto contenti, oggi parte il percorso degli stati generali della cultura in Toscana, si chiama Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030, e lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali, come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus, compie 8 anni e ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti, insomma un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto, in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, e ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio, quindi la cultura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana e anche cercando di dare risposta specifica ai lavoratori di questo settore delicato. Non per nulla con noi nella grande barca degli stati generali sono i sindacati maggiori, i sindacati regionali, che hanno lavorato alla sezione del questionario dedicata al lavoro e che ci aiuteranno a leggere anche in filigrana i risultati che verranno da quel fronte. È un momento importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno, perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori.
quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi. Ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. C'è molta precarietà e anche stipendi piuttosto bassi, direi. Quindi bisogna cercare di lavorare su quello. Ci stanno lavorando anche a livello nazionale. Poi vedremo di riuscire ad arrivare a delle situazioni anche insieme ai sindacati che possano aiutare effettivamente il mondo dello spettacolo e in generale della cultura. Noi siamo il braccio operativo della Regione Toscana in molti campi di attività, in particolar modo quello della promozione e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, quindi questo è stato un apparentamento automatico, ci siamo ritrovati subito allineati in questo percorso. Lo abbiamo accompagnato e lo accompagneremo nei prossimi mesi su sollecitazione in particolar modo del Consiglio regionale, della Commissione Cultura che lo ha ideato, perché ci sentiamo in grado appunto di ideare e supportare con la nostra linea digitale, di comunicazione digitale, l'idea guida di ricercare, ecco, la matrice dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la relazione di attività del Garante dei detenuti e il programma per il prossimo anno. Ascoltiamo i dettagli. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del Garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022. Una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano, evidenzia le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute, non soltanto fisica ma anche psichica, della popolazione carceraria, e il contatto che il Garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal Garante, il quale fa anche un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio Garante lo facciano al più presto, anche in virtù di una più intensa collaborazione che il Garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia, con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo. Un impegno a implementare l'assistenza ai detenuti sotto il profilo della tutela della salute negli istituti di pena, un impegno a prendere in considerazione la popolazione carceraria femminile, soprattutto per la valutazione di misure alternative alla detenzione, e anche un impegno congiunto con la prima commissione del Consiglio regionale, che è quella di fare visita a tutti gli istituti di pena della Toscana. La prima commissione ha già iniziato con la visita al carcere di Sollicciano, il carcere più importante dal punto di vista numerico che abbiamo in Toscana, proseguirà nei prossimi mesi con le visite a tutti gli istituti di pena del nostro territorio regionale. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del Garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del Garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario, al di là dei detenuti, anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano
anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del Garante, che troviamo non condivisibile in numerose sue parti, in particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. Quindi sì, attenzione, tutela, soprattutto sanitaria, quando invece sappiamo che ci sono dei rischi di ridimensionamento del servizio sanitario all'interno delle carceri nei confronti dei carcerati, ma anche l'attuazione del principio chi sbaglia paga, un principio fondamentale, perché nel nostro Paese si tende troppo spesso a non far pagare a chi ha sbagliato. Cambia la legge regionale 12/2022 per la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti legati a PNRR e PNC. Sono state inserite delle modifiche e delle specifiche a seguito dei rilievi e delle contestazioni mosse dal MIBACT. Intanto sono contento che un impegno che avevo preso con il governo per evitare l'impugnativa, oggi l'Aula abbia deciso di accoglierlo e di approvare una modifica che serve sostanzialmente soltanto a rendere più chiara la legge. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui interloquendo insieme al segretario generale, agli uffici del Consiglio regionale, con il Ministero del MIBACT, avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali. E quello che abbiamo fatto è la leale collaborazione ha portato poi alla modifica di questa norma, che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi del PNRR. Secondo me questa è buona politica e sono contento che l'Aula lo abbia votato praticamente all'unanimità con il gruppo di Fratelli d'Italia, che non ha partecipato al voto. È stata modificata la legge perché con il Ministero, dopo un colloquio che c'è stato con gli uffici legali del Consiglio regionale, si è ritenuto di evitare l'impugnativa da parte del Governo e quindi di portare queste modifiche, che per noi erano abbastanza ovvie, però il Ministero ha chiesto che specificassimo che per tutti i lavori pubblici o privati che insistessero su terreni o territorio che erano vincolati dal codice dei beni culturali, quindi insomma beni vincolati, ci fosse il parere della sovrintendenza. Per noi era cosa abbastanza ovvia, l'avevamo scritto nel preambolo della legge, che comunque il PIT è il livello più alto da rispettare. D'altro canto la regione Toscana è stata la prima regione ad avere il piano paesaggistico, quindi non è che possiamo essere noi a dire che non si rispettano le regole, però il Ministero ha chiesto di poter specificare questa norma. Per noi non è stato difficoltoso, anche perché non allunga i tempi, la paura che avevamo era questo. Invece il parere della sovrintendenza, quindi del rappresentante del Ministero dei Beni Culturali, è all'interno della conferenza dei servizi, quindi per noi si rispetta la legge, si rispetta la velocizzazione, si rispetta il nostro territorio. Abbiamo assistito a un'inedita trattativa, o meglio al racconto di una trattativa che c'è stata nei giorni scorsi fra il governo e la regione Toscana sulla base della legge per la semplificazione dell'iter che dovrebbe portare ad approvare i progetti legati al finanziamento del PNRR e dei fondi complementari. Di fatto il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio, perché le norme introdotte dalla regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica, cioè il piano di indirizzo territoriale, senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti del Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no, si tratta di un errore interpretativo, sta di fatto che la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero, che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata, ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province, perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per
realizzare opere che speriamo siano davvero utili per il territorio, ma che certamente avranno un impatto sul territorio stesso che forse i consiglieri comunali e i sindaci sono più in grado di altri di valutare. Ancora una volta, per fare presto e bene, si spera, in realtà si forzano le norme che la stessa regione per anni ha tenuto inchiodando l'economia locale.